Gentili telespettatori protagonisti, in compagnia di un conduttore, di un comico, di un cabarettista, di uno scrittore, di un autore, lui l'istrionico, Beppe Ah, certo, detto così diventa imbarazzato, poi la gente a casa fa, e chi ci crede? No, Braidan. una roba. Ne fai tante di cose vuoi. Faccio tante, ne imbroccassi una, diciamo, però ne faccio tante, Non sì. essere modesto. Senti, ci incontriamo in occasione di Mondo di Solidarietà, evento benefico che l'Associazione Raggio di Sì. Sole organizza con maestria da 6 anni. Quanto è importante prestare il proprio volto, la propria immagine per eventi del genere? Guarda, io credo che sia una cosa importante a prescindere dal proprio volto e dalla propria immagine, no? Cioè, fare del bene comunque fa bene a tutti, per cui se possiamo, se posso, io accetto sempre molto volentieri queste manifestazioni, insomma. Posso dire che la comicità è nata con te? No, ma scusa, io dico, siamo a Napoli, patria tra l'altro di un maestro di Totò, ma come fai a dire, ma Totò esce fuori dalla tomba, sputa a te, a me, cioè, tu, ma cosa stai dicendo, no? A proposito di Camera Ardente, mi è fatto venire in mente, ti sei esibito in un ospizio, in una pescheria, ti manca proprio solo la Camera Ardente, si può dire. Mi manca solo quella, e penso mi sono esibito pure a un matrimonio dove a un certo punto gli invitati hanno iniziato a picchiarsi tra di loro. E io non sapevo se continuare a fare spettacolo oppure volavano i piatti, le tazzine, una roba bellissima, insomma. Senti, il personaggio a cui sei più legato e come nascono poi alla fine? Ma in realtà il tormentone, quello che era nato a Zelig, è nato così, casualmente, come avvengono le cose, in questo caso i tormentoni. Poi per il resto sono uno molto così, come mi vedi con te, sono così sul palco, sono uno, anche perché loro non sono stupidi e capiscono se uno è vero oppure è finto, no? Infatti posso dire che la tua peculiarità è proprio la spontaneità, come si Sì. dice in gergo, a braccio. Esatto, io detesto quelli che se la tirano. Sai cosa c'è di bello? C'è di bello sta cosa. Dimmi se non è che uno fa di tutto per diventare conosciuto, no? Poi quando è diventato conosciuto, se si avvicinano, vogliono farla fuori, ci sono quelli che fanno, no, sono stanco, no? Sai quelli. Io quelli li chiavicherei di mazzate, se posso dirlo, perché. Ma tu sai, beh, la legge del contrappasso, spesso i comici sono discreti, riservati, soprattutto nel loro privato, e uno di questi sei anche tu, No, io sì, nel privato le porcate che faccio non le scoprirete mai, però per il resto devo dirti che sono assolutamente, mi piace stare in mezzo alla gente, insomma. Senti, Zelig, un palcoscenico che ti ha riconosciuto la tua universalità, ma si può Sì. dire che la popolarità l'ha raggiunto con Colorado, no? Dove il senso dell'umorismo di Rossella è stato estremamente encomiabile e gratificante. Sì, diciamo che Zelig mi ha fatto conoscere, poi come diceva, io cito sempre i grandi napoletani, anche perché la mia carriera, premetto, è nata con i 3-3, te li ricordi? Io Sì, scrivevo per loro, ho esattamente. lavorato per loro, insomma, come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai, per cui Zelig è servito per farmi conoscere. A me piace anche condurre in modo brillante, per l'amor di Dio, e con tutto rispetto per i conduttori, quelli seri, e quindi Colorado mi ha dato l'opportunità invece di mettermi alla prova come conduttore, che è una cosa che mi piace fare. Posso dire che l'arte comica in questi anni si è snellita, nel senso che i ritmi sono diventati fondamentali per poter rapire e sedurre il pubblico in più breve tempo possibile? Purtroppo direi, perché una volta si poteva fare il monologo in Monologo. televisione che durava 8-10 minuti senza problemi. Adesso sono tutti legati a questo minutaggio televisivo, per cui tu in 3 minuti li devi far ridere. Insomma, uno ci prova, però non è proprio facilissimo, capito? Ma è vera questa storia che se non riuscivi a diventare quello che sei diventato, ti volevi aprire un agriturismo? Ah sì, è vero, ma se tu ci pensi, ha attinenza, se ci pensi, perché Gli comunque animali? gli animali, e tu sai nel nostro ambiente quanti ce ne sono, Esatto. insomma, e poi rimani sempre comunque a contatto con la gente, no? Quindi si ritorna, vedi, al contatto con le persone, quindi adesso ho fatto questo, avessi ascoltato i miei dovevo aprire l'agriturismo, però questi sono drammi familiari che non vi sto a dire, insomma. Senti, a proposito di drammi interiori, no? Sì. Nei prossimi palinsesti dove ti vedremo? Perché so, uno come te sei un vulcanico, sei sempre in continua eruzione di No, idee, no? guarda, la continua eruzione, le idee ci sono, il problema è che non ci sono i programmi, non so se ve ne siete accorti che ormai ci sono, d'estate sono le repliche, no? E durante la stagione invernale ormai si ripropone esattamente sempre gli stessi programmi, comunque di investire in progetti nuovi, eccetera. Io spero, mi auguro che arrivi un progetto nuovo dove possa mettermi di nuovo alla prova, insomma. Ecco, chiudiamo in bellezza. Quanto è importante aiutare la gente dietro anche un sorriso, no? Dietro anche alla tua arte, a farli stare anche un po' meglio, soprattutto poi in un clima oggi dove la recessione, le problematiche sociali ci imperversano e ci angosciano un po' a tutti, no? No, beh, è fondamentale, l'hai detto te, insomma, l'Italia non sta attraversando un bel periodo, gli italiani ancora meno, per cui se si riesce con un sorriso a far dimenticare per pochi minuti, quello che è una situazione un pochettino imbarazzante, io sono molto contento, però mi auguro
che magari il comico non debba avere questo ruolo, perché hai capito, cioè nel senso vuol dire che gli italiani riprenderanno a vivere come si deve, come meritano, e l'Italia possa ricominciare il proprio iter, questo sì. Cioè, in ultimissimo, ma sta storia degli attentati come ti è venuto in mente? È così, è venuto in me alle 3:30. Non è che Bin Laden ti ha ascoltato. No, ma tu sai, aspetta, questo ve la dico perché questa è vera. Gli anni degli attentati, arrivo all'aeroporto a Napoli, io pensavo ai fatti miei, quindi manco ci pensavo. Passo davanti al gabbiotto della Guardia di Finanza e uno della Guardia di Finanza fa: attenta! Sai che mi sono cagato addosso, perché detto da loro all'aeroporto ho detto: ma che sta succedendo? Capito? Dopo ho capito, ecco, esatto. Questo per dire. L'ironia. Esatto. Senti Peppa, la trasmissione si chiama I Protagonisti, con la tua verve, un saluto a chi ci sta guardando in camera. Allora, gli amici dei Protagonisti, vi saluto, sono Beppe Braida, è bello stare con voi, e voi però state anche un pochettino con me, perché se non ci siete voi, i non magne. Grazie, ciao. Ciao, caro.